Buonasera ragazzi, noi siamo i Cosino d'Extruction. Umbri e di... Undertale, bella ragazzi. Siamo qui con voi per parlare e discutere del match tra Undertaker e Brock Lesnar in Hell Hell. in a Cell. Allora Alessio, secondo te chi può vincere questo match? Diciamo che la verità, questa cosa era una sfida veramente dura. Equilibrato, o secondo te c'è qualcuno che la può sfondare? Undertaker ha più esperienza perché ha fatto molti Hell in a Cell. Quindi sa come si deve muovere, anche se l'ultima in SL con Triple H è andato bene, ma quello di prima con Kane è intervenuto Paul Bearer e Però risolvi. mettiamo pure che Undertaker si è fatto un po' vecchio. E Brock Lesnar è giovane ed è molto in forma, dato che ha battuto Big Show in 5 minuti. Però anche Undertaker è in ottima forma. Secondo te chi vince? Secondo secco proprio chi. Secondo me Undertaker. Undertaker, anche dopo la sua vittoria a SummerSlam, che ne pensi del fatto che dicono che ha vinto, che è imbrogliato? Ma secondo me non ha imbrogliato, erano tutta una tecnica fatta da lui. Sì, Per riuscire a vincere il match. secondo me è meritato. E della sconfitta a WrestleMania 30, che dici? Come mai è stato battuto a WrestleMania da Brock Lesnar? Ma WrestleMania 30, la streak doveva per forza finire. Si dovrebbe ritirare, anche se dicono che è in piena forma e quindi probabilmente farà altri match per altri anni, sarà ancora in WWE. Te lo auguri? Ah, io me lo auguro per la verità. Cioè, fa E... piacere vedere l'Undertaker bello in forma e che ci fa molto divertire. è uno dei più bravi wrestler di sempre, se non il migliore in assoluto. Questo si può dire che è il migliore. Grazie ragazzi per l'attenzione e ci becchiamo al prossimo video.